prender via anche la categoria G2, che dovrà percorrere 4 giri del circuito di Manerba, che ricordiamo misura 1000 metri. Un circuito ampio e completamente pianeggiante, davvero adatto a quello che è la categoria giovanissimi. È la mia prima gita, nello zaino una me. Passano i giri, ci si avvicina al traguardo, sono 7 gli atleti che comandano in questo momento la corsa con ben 4 maglie verdi-nere della Monteclarense. Dietro la collina spunta il E sotto lo striscione d'arrivo la spunta Francesco Baruzzi del Team Nuvolento, che precede Saverio Leuzzi della Mazzano e Daniele Bregoli della Monteclarense. Ecco la classifica, quinto Sebastiano Socci della Monteclarense. Quarto il suo compagno di squadra Simone Gobbi. Terzo un altro monteclarense, Daniele Bregoli. Secondo Saverio Leuzzi della Mazzano e vincitore Francesco Baruzzi della Nuvolento. Tra le bambine, secondo posto per Manuela Cordino della Freccia Rossa e vincitrice Annabel Zanon della Nuvolento.